partecipazione, spettacolo e divertimento. Si può sintetizzare così la 3 giorni dedicata alla pallavolo femminile giovanile al Palagrin di Agropoli, svoltasi nell'ambito della 2ª edizione del Cilento Sport Festival, promosso dall'Associazione di Turismo Sportivo Sud Eventi con il sostegno dello sponsor tecnico Legge e con la collaborazione delle varie associazioni sportive locali. Le squadre provenienti dalla Campania e da altre regioni d'Italia hanno rispettato le premesse della vigilia, entusiasmando chi ha seguito il torneo riservato alle categorie Under 13, Under 14 e Under 16 all'interno del Palagrin. Per quanto concerne la categoria Under 13, ha vinto il team volley di Catania, trionfo nell'Under 14 per il Parco Città Volley di Torre del Greco e infine nella categoria Under 16 vittoria finale per la di Colle Luna Volley di Terni. Buoni anche i risultati della Volley Agropoli, che ha collaborato con la Sud Eventi nell'organizzazione dell'evento dedicato al volley giovanile. Per noi è stato un onore, devo dire. Poi, per quanto riguarda queste manifestazioni, per noi è sempre solo un piacere, perché ogni occasione è buona per far giocare i ragazzi, per farli stare insieme, ed è un momento di crescita, confronto, che insomma penso che sia la cosa più importante per noi operatori, insomma, del settore. Queste sono le occasioni che insomma servono a farle crescere, a farle stare insieme e, perché no, insomma, non poco, divertirci insieme. Quest'anno siamo venuti con la squadra Under 16, è una squadra che nel nostro campionato sta facendo i play-off per vincere il campionato provinciale. Ci sono buoni elementi, speriamo anche quest'anno di riuscire a ripetere il successo dell'anno scorso con l'Under 14 che abbiamo portato via al primo posto. Quindi, Presidente, il connubio sport con turismo le piace e pensa di ritornare anche per i prossimi eventi? Sì, sicuramente è una buona cosa e purtroppo non riusciamo a farlo noi dalle nostre parti, perché abbiamo problemi di partecipazione da parte delle amministrazioni locali che non recepiscono il messaggio, e qui invece vedo che riuscite a fare buone cose, ci avete anche buoni impianti, cosa che da noi mancano, e quindi ecco, la situazione è buonissima in questo senso. Guarda, è stata come manifestazione una bella manifestazione, divertente, bello, bello in tutto. Nel prossimo weekend, archiviata la pallavolo, spazio al calcio e al basket, con l'arrivo nel territorio a sud della provincia di Salerno di 700 giovani per dare vita a un'altra 3 giorni di sport e di divertimento.